Ok ragazzi, salve a tutti. Oggi, allora, innanzitutto, non so se si sentirà perché ho il ventilatore acceso e sento che fa caldo. Oggi è il 16 luglio, è l'onomastico di mia madre, quindi auguri mamma. Ma tralasciando questo, è compleanno di un personaggio, ma va bene, non te ne sto a dire. È compleanno di Bellatrix, perché sicuramente vedete tanto qui dal titolo. Eccola qui, 16 luglio. Devo essere sincero, non mi sarei mai aspettato di fare un video auguri ad un personaggio che non esiste. Non è da me. E oggi questo video sarà anche un po' più serio del solito. Quindi non sarò il solito Enzi e personaggio che fa cazzate e dice stronzate. Anzi, l'Enzi che conoscete praticamente è Enzo in carne ed ossa, cioè come sono fatto dal vivo. Infatti voglio fare una cosa un po' più easy, proprio via anche cappello, perché ormai sono conosciuto che c'è la maggior parte sempre il cappello, quindi via cappello e siamo così liberi. Reina Yagami, detto Bellatrix, Isabel Trick. Eccola qui, insomma. Da come ben potete vedere dalla license, 1607 è il compleanno di Bellatrix. Mi ero scritto alcune cose, non trovo più il foglietto, quindi vado a memoria. Innanzitutto, come mi sono affezionato a Bellatrix? Bellatrix è stato un personaggio di Nanzumi Eleven che mi è sempre piaciuto, sia di design che di background, anche se vabbè non c'ha tanto da raccontare, però quel poco che ce l'ha c'ha una bella storia dietro. E in primis Bellatrix non era il mio personaggio femminile preferito, perché appunto lo era Aizer. Penso che alcuni di voi lo sapranno anche perché l'ho raccontato più di una volta. Come mi ci sono affezionato però a Bellatrix? Come è nato il tutto? Il tutto nacque di una delle tier list che feci qui sul canale dei personaggi femminili di Nanzumi Eleven, eccetera. E appunto iniziai con le mie battutine su Bellatrix, tutta sta roba qui. Inizialmente sì, era tutto per gioco, tipo vabbè, facciamo un po'. E poi da lì in poi ho visto che la cosa è sfuggita un po' di mano, se vogliamo dire così, ovvero c'è stato chi rideva alle mie battute su Bellatrix, che iniziava a dire Enzi con Bellatrix, Bellatrix di qua, Bellatrix di là, Bellatrix in mezzo alle mie gambe, di tutto e di più. Ok, sì, doveva essere serio, il video già sfociato nel trash. Devo essere sincero però, non mi sarei aspettato che un personaggio del genere, tra l'altro che non esiste nemmeno, mi abbia portato qui dove sono ora. Nel senso che, grazie a questo personaggio, ho avuto tantissime persone che hanno iniziato a seguirmi proprio perché appunto sono patito di questo personaggio. Chi sotto ha dei commenti mi dice: "Wow, concordo con te, con Bellatrix. Wow, Bellatrix, wow, fu tutta sta roba qua." E non mi sarei mai aspettato, devo essere sincero, anche perché io già di mio, diciamocela tutta, non ho amici, non ho tanti amici. Ho al massimo tre amici, di cui uno di questi è Bjorn. È una ragazza, è la mia ragazza. Quindi mi fa strano che, ok, sul canale già stavo iniziando a crescere un po' di fanbase, cioè di fanbase nel senso che c'erano delle persone che si divertivano pure con i miei video qui sul canale. Però da quando è nato sto meme, se vogliamo dire così, su Bellatrix, non so, mi si è aperto proprio tutt'altro mondo. Cioè, gente che mi hanno iniziato a taggare su Instagram, gente che mi mandavano foto in direct di Bellatrix, pure un po' sconce, sì, non lo nego. Per me è stato tipo un wow, davvero sono riuscito a farmi apprezzare da delle persone per un personaggio. Cioè, manco con Goku ci sono riuscito, che ci sono cresciuto. È arrivata l'improvviso Bellatrix e ha fatto tutto il lavoro, se vogliamo dire così. È una cosa strana per me festeggiare il compleanno di un personaggio che non esiste. E infatti Bjornino metterà qui in descrizione il nome del mio canale. Stesso ora è uscito anche un altro video inerente a Bellatrix proprio sul mio canale. Ma andatelo a vedere. Qualcuno di voi già la conosce quella parte che ha seguito su Twitch una live tipo 2 settimane fa. Per chi non l'ha seguita, c'è lo spezzone lì dove parlo di Bellatrix. È bello vedere anche come tante persone, eccetera, hanno pure le mie stesse idee su questo personaggio, ovvero che è un agnoso, qualcosa vogliamo dire così. E in più vi stupirò,
Anche la mia ragazza ma bella Rix, dopotutto che lei non segue Natsumi Eleven, ma anzi no, non segue. Si sta avvicinando al mondo di Natsumi Eleven anche lei grazie a me. Già vedere una ragazza che ti dice wow, che gnocca, che bella Rix. È il mio personaggio preferito. Cioè, capì cosa mi ha portato questo personaggio? Non dico che me lo tatuerò sulla pelle, però resterà in futuro un bellissimo ricordo, ma bensì sarà un personaggio sì, che mi porterò sempre appresso, perché grazie a Bellatrix che ho conosciuto tantissime persone, che appunto siete voi, sono riuscito a farmi apprezzare, se vogliamo dire così, sono riuscito, cioè è riuscito a far divertire tantissimi di voi, è riuscito a far uscire quella parte pervy, se vogliamo dire così, di me sul canale, che appunto faccio sempre battute sulle forme, tutta sta roba qui, e è tutto un wow, devo essere sincero, tutto un wow, non mi sarei aspettato mai tutto ciò, devo essere sincero, non mi sarei mai aspettato tutto ciò. Ok, ho fatto il boom sul canale con Inazuma Eleven napoletano, questo è vero. E vi ringrazio ancora per tutto il sostegno che tutt'oggi, a distanza di quando è 2 anni dalla pubblicazione, quel video sta salendo ancora parecchio. Però si può dire che per me il boom l'ha fatto proprio questo fatto qua di Bellatrix piuttosto che Inazuma Eleven napoletano. Perché sì, da lì ho riuscito ad avere tantissimo pubblico su quel video. Ho avuto tantissime persone che hanno apprezzato quel video e chi anche mi ha conosciuto con quel video, chi è venuto addirittura in direct su Instagram facendomi complimenti su quel video. Però con questo personaggio è stato proprio tutt'altra cosa, che io non mi capacito ancora. Io mi immagino in futuro, no? Quando avrò un figlio. Papà, tu mi ricordo, mi hai raccontato che facevi video su YouTube, eccetera. Cosa parlavi su YouTube? Cioè, cosa portavi col tuo amico Bjorn? Niente, a papà. Facevo il malato attraverso un personaggio. Sì. Mi apprezzavano pure per questa cosa. Cioè. Oddio. Beh, detto ciò, sono contento. Veramente sono contento. Come ho già detto all'inizio del video, mi fa strano festeggiare il compleanno di un personaggio che praticamente non esiste. Infatti, da come ben potete vedere, anche questa qui mi è stata pure regalata. Non è un mio acquisto, tutta sta roba qua, no, mi è stata pure regalata questa license di Bellatrix. Quindi, per farvi capire questo personaggio quanto mi ha segnato, se vogliamo dire così. Spero che il video vi sia piaciuto. Erano i miei pensieri su Bellatrix, questi qui. Erano i miei pensieri su Bellatrix, che sì. Lo ripeto ancora, mi fa strano festeggiare il compleanno di un personaggio che non esiste, quindi vabbè. Facciamo tanti auguri a Bellatrix, fateli anche voi nei commenti, mi raccomando, scrivete sotto nei commenti. Hashtag tanti auguri Bellatrix, Enze stasera ti aspetta a letto, mi raccomando. Nulla, noi ci vediamo alla prossima. Sotto trovate sempre tutto dove potete seguirci, tra cui anche il nostro Instagram dei Juicy Boys, il mio Instagram, il mio canale YouTube. Tutto inerente a Bjorn, tutto inerente a Ed. Iscriviti al canale che è sempre caduto e noi ci vediamo alla prossima. Montaggio Bjorn.